Dai, mettila a fianco e non tagliare. Aspetta. Fai finta che... Poi mi fa due scatti. Pronto a tagliare, vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccola qua. Ok. Sì. Ciao. Vabbè. Siamo loro vicini con l'affetto, l'amicizia e la preghiera fraterna. Supplichiamo Dio, Padre, per mezzo di Cristo, Signore nostro, perché li benedica e nella forza dello Spirito li renda un cuore solo e un'anima sola. Facciamo la memoria del battesimo.
nel quale siamo rinati a vita nuova, divenuti figli del figlio, riconosciamo in gratitudine il dono ricevuto. Figlio, riconosciamo in gratitudine il dono ricevuto, per rimanere fedeli all'amore a cui siamo stati chiamati. Padre, nel battesimo del figlio, Gesù del fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale del tuo popolo. Tutti noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo, Gesù, e di che regna con te, guidando lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Possiamo sedere? Dal Cantico dei Cantici. Forte la morte e l'amore. Una voce, il mio diletto. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline, somiglia il mio diletto a un capriolo o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra e spia attraverso le feriate. Ora parla il mio diletto e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, oh mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è leggiadro. Il mio diletto è per me e io per lui. Egli mi dice: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Mostraci, Signore, la tua via. Mostraci, Signore, la tua via. Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami, Signore, la tua via. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Mostraci, Signore, la tua via. Ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Mostraci, Signore, la tua via. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza. Mostraci, Signore, la tua gloria. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, perseverate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli, senza saperlo. Ricordatevi dei carcerati, come se fossero i loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, in quanto anche voi siete un corpo mortale. Il matrimonio sia rispettato da tutti, e il talamo sia senza macchia. La vostra condotta sia senza avarizia. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò, non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Parola di Dio. Oh,
fa che siano, Padre, una cosa sola, come tu sei in me e io in te. Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Ed egli rispose: non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola, così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Possiamo sedere. Perché sono qua? La prima cosa. Quindi non lo sapevo. Mi trovo qui perché Peppino o Giuseppe, Irma è la cugina carnale di Vera. Il nonno che ho conosciuto era di Cervaro pure, stava a Catena e faceva il calzolaio, io me lo ricordo pure, di Ambrogio, una persona onesta, e non di superbo se vi dico conoscevo benissimo Don Giovanni.